Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova puntata su Lume, io Lorenzo. Ciao. Oggi porteremo delle scarpe molto particolari, cioè le Converse Dark Shadow di Rick Owens. scarpe molto particolari perché diciamo sono state molto discusse per il fatto che sono state associate al satanismo Sì, per la simbologia della stella, al contrario, diciamo, a cinque punte, evocava diciamo simbologie sataniche, però particolare un po' su Instagram messo di recente da Converse, appunto, distacca molto dai soliti suoi dei post. commenti abbastanza negativi su queste scarpe, ma diciamo giusto per questa cosa, un po' come con le Air Max 97 con Lil Nas che c'era il sangue all'interno della suola delle scarpe, però è una cosa diversa, ma vediamo più da vicino com'è questa scarpa. Ecco a voi la scatola di questa collab. Appunto, vediamo la stella al contrario da cui viene ripresa, appunto, nel post su Instagram che dicevamo prima, da quei due modelli, diciamo dallo stile un po' Punk Dark. sì, punk dark, stile proprio Rick Owens. Andiamo ad aprire. All'interno, scarpe. Eccole qui. Tutto il loro splendore. Cosa ne pensate? Allora, la scarpa si presenta così, con doppi lacci, uno nero e un altro color crema, non proprio bianco. E poi diciamo che a differenza dei Chuck Taylor normali, infatti devo prendere diciamo una Chuck Taylor Andiamo alla classica con con The Garçon Play. Play. Ecco ragazzi, queste sono le due scarpe, diciamo che a differenza delle Converse tradizionali Chuck 70, Chuck Taylor 70, questa ha una linguetta un po' più lunga, un bel pochino più lunga rispetto alle Converse normali. Lo stile è Joe Basket. Sempre di Rick Owens, e all'interno sulla linguetta c'è marchio Converse, Turbo Dark e il nome Dark Shadow, appunto di Rick Owens, e poi una doppia punta sempre gommata, ecco così, doppia punta gommata, un po' che diciamo simili alle Clear Kiss sempre Sempre di Rick Owens, uno sì. Belle, stivale con un tacco molto alto, anche magari un giorno, chissà. E poi sono un po' strano, io le indosserei una volta giusto per provare, però. sono interessanti, scarpe diverse dal solito. Sì, e dietro diciamo sempre il logo Dark Shadow al posto di quello di Converse. E materiali, gomma, qui troviamo il twill in cotone cerato. Si vede bene. Ecco, questa è la scarpa, magari facciamo vedere tutte e due. Questa è un'altra scarpa. Allora, che dire? Gustavo, che dici di queste scarpe? Primo Mi impatto, piace, quando lo uscite? a primo impatto un po' strano questa aggiunta, forse in video non si, cioè, è abbastanza lunga, però ci sta, insomma. Di quella linguetta alta mi piace, c'è anche una versione bianca, Sì, ba diciamo low, la versione nera è solo alta, low. forse Anche quella la low bianca. ha linguetta lunga. Forse quella bianca mi piace un pochino di più perché. Ah, io invece preferisco le high, diciamo, classiche. Però non Però converso. sì, no, pure il materiale è buono. Bella scarpa, sì. Lo indossereste? Allora, per quanto riguarda le taglie, consigliamo di prendere mezza taglia a meno, come dice Converse, anche sul sito, però anche
della taglia giusta, secondo me va bene uguale. Ok ragazzi, fagli sapere nei commenti cosa ne pensate di queste scarpe, se vi piacciono avete intenzione di prenderle, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto, ciao ragazzi.